Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della preparazione dell'acqua marina e della triade calcio, magnesio e KH. Parlando della preparazione pratica dell'acqua marina, si consiglia di effettuarla aggiungendo dei sali appositi ad acqua di osmosi. Ricordatevi che questo metodo può essere favorito da una pompa ed un riscaldatore. Una delle cose più importanti per il mantenimento di un acquario marino è il bilanciamento tra gli ioni di calcio e il magnesio in relazione al KH. Questo bilanciamento sarà fondamentale per tutti gli esseri viventi presenti in acquario, soprattutto per i coralli, e proteggerà da sbalzi di pH notturni e diurni causati da anidride carbonica e reazioni chimiche causate da vegetali. Andiamo adesso ad analizzare le caratteristiche di questi tre fondamentali elementi. Il magnesio è tra gli ioni più abbondanti nei mari di tutto il mondo e rappresenta una parte fondamentale sia degli animali che dei vegetali. Negli animali è presente soprattutto nell'esoscheletro, mentre invece per quanto riguarda i vegetali è indispensabile per la fotosintesi clorofilliana. La corretta concentrazione di magnesio ha un range che va dai 1250 ai 1350 mg per litro. Il calcio è importante per gli equilibri dell'acqua marina e per la corretta calcificazione degli esoscheletri e degli endoscheletri di tantissimi coralli. La sua concentrazione aumenta con la concentrazione salina. Nota bene che se ci avvicineremo troppo alla saturazione dei sali inizieremo a vedere all'interno dell'acquario una specie di nuvola bianca, mentre invece un buon indicatore che i sali disciolti, il calcio, è in buona relazione con il magnesio e il KH è la formazione di alghe coralline color rosa su vetri, pompe ed altri arredamenti in acquario. La corretta concentrazione di calcio ha un range che va dai 360 ai 450 mg per litro. Come il magnesio e il calcio, anche il KH ha un ruolo fondamentale per la crescita di coralli duri, SPS, LPS e molluschi. La composizione del KH è rappresentata in gran parte da carbonati e bicarbonati di calcio e magnesio. Si misura in quantità di acido necessaria a produrre uno spostamento che converte tutti i bicarbonati in acido carbonico. Essendo quindi coinvolto nel passaggio da bicarbonati solubili a carbonati insolubili e quindi avendo un potere di dissoluzione, ci serve per bilanciare la quantità di calcio e di magnesio che vogliamo disciogliere in acqua. Si consiglia quindi il mantenimento di questo valore in un range dai 9 agli 11 gradi. Ricapitolando, la tua abilità di acquariofilo sarà quella di riuscire a mantenere questi tre elementi abbastanza elevati, ma non tanto da produrre precipitazioni nella vasca. Ricordati che dovrai effettuare delle regolari somministrazioni di calcio, perché quest'ultimo tenderà a diminuire insieme al KH. Questo ci fa capire che se vogliamo far crescere il livello di calcio per favorire una miglior crescita dei nostri coralli, dovremmo anche far salire il livello del KH. Riassumendo, il nostro acquario sarebbe perfetto con una situazione del genere di questi valori. Calcio 420 mg per litro, magnesio 1280 mg per litro, KH 7-8 gradi e pH da 8,1 a 8,2. Qua in tabella invece potete vedere tutte le varianti dei valori ottimali. Arrivati alla fine di questo video, vi chiederete: ma come faccio a gestire questi valori a livello pratico? Esistono due metodi, uno con l'aiuto del reattore di calcio, mentre invece l'altro si chiama metodo Balling. Vi rimando quindi al video dove verranno descritti. Se volete maggiori informazioni per quanto riguarda la chimica dell'acqua e i principi base di allestimento dell'acquario marino, vi consiglio di guardare questa playlist italiana. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Per eventuali commenti fallo pure qua sotto.
Clicca mi piace ed iscriviti al nostro canale per ulteriori news.